Buongiorno, buongiorno. Oggi è il 12 di febbraio. Siamo in località Stortigliona, strada per Stortigliona. Qui siamo sulla sponda destra del fiume Bormida e stiamo vedendo tutte queste ramaglie, questi alberi che stanno creando una barriera e creando delle difficoltà per l'alveo del fiume e quindi anche per la sicurezza della città e del fiume stesso. Proseguiamo e andiamo fino a bordo dell'acqua per vedere anche sull'altra sponda e anche nei dintorni di questa. Quali sono questa situazione? Questa situazione, ecco, guardate dall'altra sponda come ci sono centinaia di alberi, ramaglie, tutte coricate, portate dal fiume e che costituiscono un ostacolo evidente al deflusso dell'acqua stessa. In mezzo abbiamo un isolotto che si è formato, come quello di Casale che abbiamo visto la settimana scorsa. Ecco qua, ecco, vedete che spettacolo, diciamo anche di abbandono e di mancata tenuta del fiume. E c'è da preoccuparsi quando questo si crescerà, quando l'acqua aumenterà e quindi non troverà più l'alveo nelle sue dimensioni che dovrebbero appunto essere quelle più idonee al passaggio. Qui con me c'è il nostro amico Giuseppe che magari ci dà qualche spiegazione tecnica in più. Cosa dici, Giuseppe, di questo spettacolo? Ma qui la tecnologia, non so più che cosa dire. Cioè, vedere un fiume in queste condizioni, cioè, dopo aver visto come Casale vive nel fiume, vive il fiume è mantenuto, è curato, e qui vedere un esempio, un disastro simile, cioè, vedere dei blocchi così che alla prima piena, ma non una piena importante, quando si alzerà di 1 metro il livello dell'acqua attuale, questa roba qua se la porta giù e se la porta alla prima strettoia a costruire una diga dei castori, vedere l'isola in mezzo, il fiume ristretto com'è e si è già costituita l'isola con delle piante che nel giro di 15-20 anni diventeranno 1 metro di diametro. Vedere dove siamo, dove poggiamo i piedi noi, qua, nell'ultima piena, ci sono i testimoni, sono arrivati non meno di 4 metri d'acqua, qua, dove noi poggiamo i piedi. Ecco, Allora, infatti sui rami. quei 4 metri di acqua che dovevano transitare, ma guardate che po' di ostacoli hanno dovuto fronteggiare. Sì che rallenta la corsa dell'acqua, ma l'acqua indietro non può andare, può solo andare giù. E quando va giù, rallentata così, si alza il livello e fa tutti i disastri che conosciamo a monte. Quindi la situazione non può che esponenzialmente peggiorare. Cioè, qui siamo nel corso dove l'acqua deve transitare, cioè, Giuseppe, abbiamo sto ma macello. qui dove camminiamo noi è il percorso dell'acqua, del Qui fiume. siamo nel fiume, e l'acqua se non passa di qua passa fuori, non c'è niente da Lì in fare. fondo c'è un groviglio di rami e Cioè, qui abbiamo delle piante di alberi. che sono a 60-70 centimetri di diametro, nel giro di 10 anni supereranno il metro. E di questo isolotto. Beh, questo isolotto non può che continuare ad aumentare, le piante si radificano sempre più perché hanno le radici che nella condizione ideale per la crescita più rapida possibile, quindi nel giro di 10-15 anni quelle piante lì arrivano al metro.
e l'isolotto si allargherà di 2 o 3 metri di qua, altrettanto di là. E buon, è il fiume, e boh, cambierà percorso. E tutta quella fascia di alberi coricati che troviamo di fronte lì. Quelli sono alberi predestinati alla prossima piena a essere in gran parte sradicati e portati sotto il ponte. E portati giù. Sotto e il poi si impiantano dove devono impiantarsi. Questo è come quello che non si lava più le orecchie e poi gli verranno le croste. E qua l'acqua continuerà, a pari quantità d'acqua, diciamo, di portata d'acqua, continuerà ad alzarsi di livello finché esce, non può che uscire, non può fare altrimenti. Giuseppe, vuoi lanciare un appello a chi si occupa di queste cose? Ma l'appello è che non voglio pensare a quanti soldi sono stati spesi per mettere in sicurezza i fiumi ad Alessandria, non ci voglio pensare. E vedere dei fiumi così, dopo aver visto Casale, ma non lo so, c'è da spararsi, è folle. Ecco, qui vedete sui rami a circa 3 o 4 metri d'altezza i resti di quella che è stata la portata del fiume nell'ultima piena, diciamo. Ecco, vedete queste paglie. Qui sono queste... certamente arrivati più di 4 metri. 4 metri, 4 metri d'acqua, dice il nostro, nostro Giuseppe. I piedi. E l'acqua come fa a passare in queste condizioni? Certo. Va bene, a questo punto Giuseppe, noi dopo questo spettacolo invidiamo ancora di più Casale. Certo, perché Casale ha saputo darsi un sistema di convivenza col fiume che è encomiabile, che è invidiabile. Qua non c'è sistema di convivenza, qua ci si gira dall'altra parte, ma soprattutto con i costi, perché qua comunque i costi sui fiumi, che l'erario è un drenaggio di... non drenano i fiumi, ma drenano il portafoglio, perché ci sono dei costi folli per trovarsi in una situazione così. Vediamo un po' questa sella piena di... questa sella di d'albero piena di residui di portata del fiume, quindi queste paglie, queste ramaglie seccate che si sono incastrate sui rami. Va bene, con questo spettacolo, con questa, diciamo, situazione critica, ecco l'isolotto, noi dalla Stortigliona, dal fiume Bormida, vi salutiamo. Buona fortuna, ne abbiamo bisogno. Tanta. Buona fortuna Alessandria? Eh sì, ne abbiamo bisogno di tanta, però non ci si può affidare solo alla sorte. Giuseppe, saluti i nostri amici. Alla prossima. Arrivederci a tutti.